Allora, signori, buongiorno a tutti. Questo video si intitola Giorgia PDC, laddove però PDC non significa Presidente del Consiglio, bensì portavoce del Congresso. Perché noi dobbiamo ben focalizzare questo dato di fatto. L'Italia è un paese a sovranità limitata. Giorgia Meloni è la portavoce del Congresso, così come i precedenti PDC. Vedete, alle ultime elezioni politiche del 25 settembre, il centrodestra, pur avendo ottenuto meno voti del centro-sinistra, circa il 5% in meno, andatevi a guardare i risultati, si ritrova oggi ad avere la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Questo perché il centrodestra si è presentato unito, mentre il centro-sinistra si è presentato disunito. Ora io vi chiedo, ma davvero, gli strateghi del centro-sinistra non si erano posti questo problema? Davvero non avrebbero potuto imbastire un raccontino per l'elettorato per cui si presentavano insieme? Perché non lo hanno fatto? Io ritengo che ciò sia avvenuto perché gli è arrivato un ordine da oltreatlantico. Gli è stato detto: voi adesso dovete passare la mano. Evidentemente qualche equilibrio è cambiato se il Congresso ha scelto come sua portavoce la signora Giorgia Meloni. E dobbiamo quindi domandarci in che senso questi equilibri siano cambiati. Ne possiamo discutere. Io vi propongo una mia lettura che potrebbe essere sbagliata. Ecco, io credo che in questa fase il paese prediletto da oltreatlantico non sia più la Germania, ma che sia tornato ad essere l'Italia. È una cosa grossa, veramente grossa, molto importante. E dobbiamo domandarci se questo cambio di direzione non possa rappresentare per l'Italia una opportunità, sempre in vista dell'obiettivo. Voi sapete, io sono un nazionalista arcaico, il mio sogno è quello di un'Italia libera, sovrana, indipendente, capace di stare nel consesso delle nazioni senza andarsi ad infilare in questioni che non la riguardano, capace di difendersi, quindi dotata di una deterrenza nucleare importante. Questo è l'obiettivo di noi sovranisti arcaici, quindi anche del maresciallo Pidduco. Questo è quello che vogliamo noi. Giorgia Meloni ha definito il Partito Democratico un partito di traditori ed ha ragione, perché il Partito Democratico ha tradito l'Italia sottraendole ulteriore sovranità, non solo sottoposti al controllo e al dominio degli Stati Uniti o più in generale dell'anglosfera, ma a un certo punto, oltre al padrone di ultima istanza, quello oltreatlantico, noi ci siamo ritrovati ad avere un padroncino qui nell'Unione Europea, la Germania. Dovevamo obbedire al grande capo e al piccolo capo europeo. Sì, certo, l'Unione Europea inizialmente può essere nata come un progetto che mirava a restituire all'Europa dei margini di manovra rispetto agli Stati Uniti, ma nel corso del tempo questo progetto si è modificato. Gli Stati Uniti a un certo punto hanno imposto un cambio di marcia all'Unione Europea, e questo è accaduto quando è iniziata l'espansione ad est della NATO. A quel punto non vi era più traccia del progetto iniziale unionista, che
che in ogni caso nasceva su basi diverse rispetto a quelle proposte da De Gaulle di un'Europa delle nazioni. Dopo 20 anni e passa, qualcosa quindi è cambiato. Certo, dobbiamo essere attenti, dobbiamo valutare in maniera puntuale le azioni del portavoce del Congresso, capire se essa è un'esecutrice passiva e sesquipedale degli ordini che arrivano da oltre Atlantico, oppure se invece ha la volontà e la capacità di utilizzare, di sfruttare questa contingenza per andare verso l'obiettivo che dovrebbe essere comune a tutti gli italiani: recuperare la piena libertà, sovranità e indipendenza della nostra nazione, del nostro popolo. Per questa ragione io non calco troppo la mano nel giudicare le mosse iniziali del governo della nuova portavoce del Congresso. Certo, non mi aspetto che dall'oggi al domani dica: noi non mandiamo più armi all'Ucraina. Non mi aspetto che avvii un processo di sganciamento dalla NATO e dall'Unione Europea. Sono questioni estremamente complesse. Nemmeno noi nazionalisti arcaici, se fossimo al potere, potremmo tanto. Ci sono evidentemente dei rischi immensi nel muoversi in maniera precipitosa da questo punto di vista. E allora dobbiamo andare a vedere, almeno in questa fase iniziale, in che direzione si sta muovendo la nuova portavoce del Congresso e se sta utilizzando qualche margine che le viene concesso per fare qualche miglioramento. Uno di questi problemi grave che noi abbiamo è la postura che ci è stata imposta dall'Unione Europea per quanto riguarda l'immigrazione. Qualcosa si sta muovendo da questo punto di vista, penso che non possiamo non riconoscerlo. Si tratta di un problema grave, non come molti sostengono, di un problema secondario per cui la nuova portavoce del Congresso stia calcando la mano su questa questione perché deve distrarre gli italiani da altre e più importanti questioni. Questo è benaltrismo allo stato puro. Anche quello migratorio è un problema fondamentale. Vorrei essere chiaro fino in fondo. Io non mi preoccupo del fatto che in Italia possono arrivare 40-50.000 immigrati all'anno. A 100.000 già comincio ad allarmarmi, ma potrebbero diventare 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Quindi la questione è questa: dobbiamo avere una strategia flessibile in funzione dell'entità degli arrivi. Bisogna cioè stabilire una strategia e dei limiti crescenti di reazione. Se io vedrò che si va in questa direzione, non potrò non dire: bene, brava, nuova portavoce del Congresso. Poi c'è tutto il resto, io di questo sono assolutamente consapevole. C'è anche la politica interna, cioè il problema della redistribuzione interna della ricchezza della nazione, prodotta dalla nazione, prodotta dal lavoro. E questo è un problema importante. Anche su questo aspettiamo al varco la nuova portavoce del Congresso, ma anche questo andrà valutato con un atteggiamento equilibrato, perché se veramente l'Italia dovesse tornare ad essere il paese prediletto dell'egemone, per quanto forse in declino, chissà, chissà, non lo sappiamo ancora, non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo preso. Tuttavia, se gli Stati Uniti decidessero che hanno bisogno dell'Italia come pilastro della loro politica nel Mediterraneo, questo comporterebbe, oltre agli evidenti e gravi rischi, anche delle opportunità dal punto di vista
dell'inserimento del nostro paese nella catena del valore internazionale controllata ancora dagli Stati Uniti. Insomma, in altre parole, io capisco che in campagna elettorale tutti non possono fare a meno di spararla grossa, però noi dobbiamo sempre ricordare che siamo tutti sulla stessa striscia di terra, l'Italia, tutti qua siamo e che abbiamo un obiettivo comune, o almeno dobbiamo ricordarcelo, noi abbiamo un obiettivo comune, che è quello di restituire alla nostra patria la piena libertà e sovranità. Certo, chi non ha questo obiettivo, chi ha una visione diversa, e beh, allora che continui a cianciare di destra o di sinistra, ma noi che abbiamo ben chiaro che questo è quello che dobbiamo fare, che è un compito generazionale, importante, decisivo, allora dobbiamo, come dire, osservare quello che accade sempre tenendo in mente questo obiettivo. Oggi, prima di esprimere un giudizio definitivo sulla nuova portavoce del Congresso, io voglio capire bene tutta la situazione. La voglio capire veramente bene. Mi fermo qui. Tutto il resto è ancora da analizzare, è da comprendere bene. Però non mi allineo a quelli che hanno cominciato a sparare a zero contro la nuova portavoce del Congresso. Tanto portavoce del Congresso per portavoce del Congresso, da questo punto di vista fondamentale non cambia niente, siamo sempre un paese a sovranità limitata, ma forse qualcosa sta cambiando. E se qualcosa di grosso sta cambiando, come io comincio a sospettare, allora anche le nostre analisi, il nostro posizionamento critico deve avere dei cambiamenti. Noi abbiamo bisogno di un nuovo Cavour. Ricordatevi che Cavour riuscì a realizzare l'unità d'Italia con l'appoggio di due grandi potenze, la Francia e l'Inghilterra, e infatti ci trascinò nell'avventura in Crimea, il generale La Marmora, ricordate? Purtroppo da allora questa idea che l'Italia possa avvantaggiarsi dalla partecipazione ad avventure fuori dai propri confini è rimasta. Quella volta ne abbiamo tratto un grande vantaggio. A me non sembra che nel secolo e mezzo che è trascorso da allora sia avvenuto altrettanto. L'Italia è riuscita a nascere come nazione a seguito della partecipazione ad un'avventura bellica, ma poi tutte le altre volte in cui abbiamo partecipato ad avventure belliche le cose sono andate male. Questo va ricordato sempre. Il rischio del nuovo atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dell'Italia è proprio questo, di ritrovarci trascinati in un altro disastro militare, quindi politico e sociale. Un saluto a tutti, da me e dal maresciallo Pidukov. A presto.